la Bonaria. Care ragazze e cari ragazzi, cominciamo perché abbiamo fatto tardi, però è bello perché dopo tanti Zoom quando ci incontriamo qui, che poi veniamo sempre prima per appunto sistemarci, Green Pass, poi finisce che ci chiacchieriamo con una gioia, secondo me una felicità dopo tante distanze. Bene, abbiamo finito il nostro ciclo con questo incontro, abbiamo parlato di femminismi, di donne e politica e adesso parliamo di maternità per me su sollecitazione di Maddalena Vianello che, come dire, non sono obiettiva perché l'ho conosciuta a 3 mesi, quindi la amo per forza, qualunque cosa faccia. Sua mamma è stata una delle donne più importanti della mia vita, era Mariella Gramaglia e quindi che è venuta qua, molte di voi conoscono, hanno conosciuto. E Maddalena in questo libro, che si chiama In fondo al desiderio, 10 storie di procreazione assistita, racconta tante cose, parto da quella che ha toccato me ovviamente. Dice il femminismo è stata una cosa meravigliosa, nell'introduzione si dice non siamo mai state così bene perché andiamo a scuola come non mai, a parte il lavoro che stendiamo una pietosa trapunta, però insomma oggettivamente abbiamo diritti sulla carta quasi tutti. Però, dice Maddalena, parlando con una delle sue intervistate, sono 10 storie di cui una è la storia di Maddalena medesima e le altre sono 9 donne che parlano della loro maternità, come si capisce, attraverso tecniche di procreazione assistita. Parlando con una di queste, Angela forse? Angela e Lorenza erano sì, le più Angela e Lorenza. Arrabbiate. E queste ragazzacce dicono, però queste nostre mamme femministe ci hanno lasciato tante cose, ma di materno, di maternità hanno parlato ben poco. Il che è vero, in sintesi, nel senso che poi lo sappiamo tutte, in quegli anni il nostro grande problema era l'aborto, morivano migliaia di donne in Italia, oggettivamente ottenere questa legge in Italia, in Francia, no? Pensate alle donne autodenunciate in Francia, Simone de Beauvoir, la famosa donna che ha pronunciato la frase o si fanno donne o si fanno bambini o si fanno libri. Quindi, che poi invece in un'intervista che ho letto di recente dice, ma chi l'ha mai detto che le femministe non devono fare figli? Queste sono, cioè, lei stessa giustamente ci ha ripensato 20 anni, 30 anni dopo il secondo sesso, le chiedono in questa intervista, in questo libro che è uscito di inediti di Simone de Beauvoir, dice, ma chi l'ha mai detto che le femministe non devono fare bambini, che le donne non devono fare bambini? Però c'è un po' questa idea. Di fatto, nei dati che Maddalena riporta, insomma Barbara Leda Kenny riporta, viene fuori una cosa inedita, mai accaduta in Italia. Oggi in Italia il 45%, che è la metà praticamente, di donne tra i 18 e i 45 anni non hanno un figlio. E le coppie però che hanno problemi di fertilità sono circa 1 su 5, comunque 1 su 5 sono dati abbastanza difficili, ma insomma 1 su 5 si rivolge a un centro di procreazione assistita, poi magari riesce, però le cause sono molteplici, una è l'aumento della infertilità maschile, che non è solo italiana, su cui nessuno ha una spiegazione, ovviamente le cose ve le potete immaginare, lo stress, l'inquinamento, però veramente no, non si sa, però accade, c'è un numero altissimo. Quindi c'è un numero altissimo di donne che scelgono di non fare un figlio. La pillola è nata esattamente nel 1950, sono 72 anni. Non c'è dubbio che la mia generazione è stata la prima generazione che ha deciso se fare o non fare un figlio. Che ora, quando lo dico adesso, mi sembra incredibile, però è storicamente così, perché ancora le nostre madri non è vero che lo decidevano, ti sposavi e facevi 2 bambini, non so come dire, no? Era di default, mi viene da dire, non è che dicevi lo faccio, no, lo faccio. E quindi
insomma, è un tema enorme, non se ne parla della paternità, noi veniamo da padri al 90% assenti, cioè l'idea stessa di paternità, ma sì, ecco, mi viene in mente la lettera di Kafka a suo padre, che dice: papà, tu hai invaso tutto il mondo, per me sei sdraiato sulla carta geografica del mondo come sei invasivo, ma non mi viene in mente molto di... Sì, mi viene in mente Rousseau con l'Emile, che scopre i bambini e dice: ma forse non sono dei piccoli uomini, però non è tanto paterno, cioè, ah, però sicuramente è un'attenzione all'infanzia ed era un uomo. Per carità, Piaget, no, adesso scherzo, però insomma, certamente oggi parlare di genitorialità, io non so, poi mi contraddirete se dico delle fesserie, secondo me è una parola nuova, io da giovane non lo dicevamo, genitorialità. Ora, avevamo quasi tutte due genitori, però nessuno si poneva il problema di cos'era la genitorialità, no? Proprio questa reciprocità, la relazione, che possono essere un uomo, una donna, due uomini, ma allora noi non lo pensavamo neanche dei nostri genitori, che in genere erano un uomo, una donna. Quindi questo libro in realtà scava, secondo me, dentro ovviamente 10 storie, di procreazione assistita, e ci sono anche cose molto dure, perché Maddalena ricorda sempre, l'ha appena detto adesso ai microfoni di Good Morning Genova, che poi tutte queste tecniche passano sul corpo delle donne, perché è così, cioè è noi che prendiamo gli ormoni, noi che li preleviamo, noi che facciamo tutti quei nomi inglesi che adesso non mi ricordo, il coso, la temperatura, lo scopo. Yeah. Insomma, è uno strazio oggettivamente, possono essere storie dolorosissime, poi c'è un tasso molto alto, no? Di non riuscita, di insuccesso, ecco. Però il libro indaga, infatti poi non a caso abbiamo voluto invitare anche Simone, non solo perché sei un uomo che si pone, si è posto invece il problema dell'essere genitore, della paternità, lui è stato presidente per anni della GEDO, di famiglia Arcobaleno, scusa, c'ho davanti la presidente della GEDO, ho fatto uno scambio di persone. di persone. Esatto, perché vi volete anche bene, eccola là, la mamma della Bassotta con la golfino Lilla. Quindi, appunto, genitori Arcobaleno, sei un uomo a cui sicuramente questi temi interessano, e in più di frontiera, no? Perché appunto famiglia Arcobaleno, tema discusso, poi qui mi taccio, ma dico solo che Maddalena aggiunge un'osservazione, a mio parere molto giusta e pertinente, che è la seguente, che quando poi è venuto il momento di parlare di maternità per la nostra generazione, insomma, di fatto le tecniche di procreazione assistita ci hanno messo davanti la gestazione per altri, e lì ci siamo avventati tutti schierandoci, come si fa ultimamente, che non si discute ma si procede a colpi di petizione, io favore, contro, sempre tutto, o tutto bianco e tutto nero. E in effetti ci siamo fatte risucchiare, beh, il tema era enorme, per carità, non è mai successo nella storia del mondo, però è vero che di nuovo avevamo davanti tante giovani donne come Maddalena, che fino a 40 anni non ha fatto un figlio perché appunto vuoi avere una tua indipendenza, non credi più al matrimonio eterno, quindi dici: prima di fare un figlio mi cerco comunque una storia, un lavoro, perché poi qualunque cosa succeda non devo star lì con un uomo che non amo più o chiedere la carità. Quindi, insomma, percorsi di queste donne precarie, insomma, lo sappiamo tutti. Quindi lei in realtà, mentre racconta la sua storia, la propria storia, di quando scopre che insomma a 40 anni vuole fare un figlio e non ci riesce, e si sente anche inadeguata, difettosa, come è il titolo di un bel romanzo, Le difettose, scritto prima del libro di Maddalena, una storia che racconta una donna che racconta la propria storia romanzandola, sempre di procreazione assistita, e si chiama Le difettose. È una parola molto forte, molto forte, e Maddalena dice: io
mi sono sentita così difettosa che non l'ho detto a nessuno, neanche alle mie amiche più care femministe, giovani come lei, non dico alle vecchie carampane amiche della mamma, ma non l'ho detto come se mi vergognassi, no? Di tutto, di non averli fatti, cioè di essere in ritardo, di non averci pensato prima, tutte le cose che vengono dette alle donne che a 40 anni finalmente decido di fare un figlio. Insomma, tutti questi stimoli, che poi sono molto di più nel libro, ma insomma tutte queste emozioni, tutte queste storie ci hanno spinto, a noi della rete, che pure nella media non siamo proprio delle ragazze, a seguirti, abbiamo preso il tuo libro, ci ha colpito, ci ha emozionato e ci è venuta una gran voglia di confrontarci finalmente con una giovane donna di oggi che ha fatto questo percorso. Quindi ti do la parola, in fondo al desiderio, Maddalena Vianello, eccola qua, basta, il tuo lavoro non l'ho detto, ma... No, ci mancherebbe, stendiamo una pietosa trapunta. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie veramente per questo invito, per essere qui stasera, per aver avuto il desiderio insieme a noi di cominciare a sviscerare un po' questo tema insieme. Parto al contrario, Silvia prima diceva come se si fosse vergognata e questa è una delle cose dalle quali io tengo sempre molto a partire, perché una parte molto forte che mi mette anche molto in discussione sul piano personale non è stato come se mi fossi vergognata, io mi sono proprio vergognata. E quindi è da qui che tutto questo percorso è nato. Io sono cresciuta a pane femminismo, sono stata, io ho abbracciato a mia volta in maniera completamente libera il femminismo, sono una militante, diciamo, da oltre 20 anni attiva e pensavo di avere tutti gli strumenti per poter gestire un'avventura come questa in maniera equilibrata. Ero consapevole di tutte le cose che Silvia ha cominciato a raccontare, le scelte di desiderare di costruire un percorso, di studiare, di specializzarmi, di trovare una mia autonomia, non tanto perché non credo nell'amore eterno o nell'amore solido, ma perché a prescindere dall'amore solido avevo un grande desiderio di autonomia e continuo ad averlo e spero di continuare ad averlo, diciamo, finché respiro. E quindi naturalmente tutto questo insieme anche ad una parte che secondo me è molto importante, e cioè che è quella che per esempio Rebecca Traiser racconta molto bene nel suo libro All the Single Ladies, che è un libro molto divertente, molto sconvolgente, anche molto importante. Lei rivendica proprio questo tempo per sé, questo tempo che esiste nel passaggio, diciamo così, tra la casa del padre e la casa del marito. In mezzo c'è il tempo dell'autonomia, c'è il tempo della comprensione di sé e c'è il tempo delle scelte, del misurarsi e anche della conquista dei propri desideri. Tutto questo naturalmente prende tempo, e questo a volte porta anche a dover far sì che se il desiderio di maternità, e anche qui una piccola digressione, non l'ha ordinato il medico, quindi siamo in un momento storico in cui ciascuna sceglie su questo in maniera, non so se ancora completamente libera, ma diciamo, quantomeno sul piano culturale, ma sicuramente con tutti gli strumenti a disposizione. Se poi questo desiderio di maternità viene intercettato ad un certo punto della vita, e questo certo punto della vita è un po' in là, è un po' in avanti, è chiaro che poi, siccome la biologia purtroppo non ci segue sempre, a volte bisogna poi anche confrontarsi con l'ipotesi che il proprio desiderio si intrecci con dei percorsi di procreazione medicalmente assistita. Silvia cominciava a raccontare, io di tutto questo non ho parlato, se non con il mio compagno inevitabilmente, ma forse all'inizio se avessi potuto farne a meno avrei evitato di parlarne anche con lui con molto piacere. Ed è stato un percorso molto lento quello della presa di parola.
Un po' perché sicuramente ho sentito sussurrare, anzi forse urlare inizialmente, proprio la voce del patriarcato dentro di me, nonostante tutto appunto, che era una voce che mi raccontava per l'appunto che era una donna difettosa, che è quella cosa per cui io in qualche modo ero sempre stata progettata, invece era completamente fallimentare, che qualcosa dentro di me non funzionava. Ricondurre tutto questo, diciamo, alla ragionevolezza, digerirlo insieme ovviamente anche a un grande dolore, perché poi confrontarsi con l'impossibilità in generale nella vita non è mai proprio una passeggiata di salute, non è mai facile, ad un certo punto ho capito che stava succedendo dentro di me un cortocircuito, e allora sì che quegli strumenti che avevo sempre avuto e avevo nutrito mi sono venuti in soccorso, ed è stato quello il momento in cui ho cominciato a parlarne, e più ne parlavo, e così poi è nato questo libro, e più rimanevo sconcertata. Inizialmente ho cominciato a parlare di tutto questo mentre ero alle prese con le scelte, con il mio percorso, con le amiche più care, per scoprire che molte di queste improvvisamente, nel momento in cui io prendevo parola su quello che stavo vivendo, mi indicavano improvvisamente i loro figli e le loro figlie come il risultato dei percorsi di procreazione medicalmente assistita. Parliamo delle amiche sorelle, quelle diciamo con le quali si è, almeno io ho vissuto i momenti più felici, più strazianti, più intimi della mia vita, che su questo non avevano mai preso parola, e solamente quando io ho cominciato a parlarne hanno preso parola a loro volta di fronte a bambini che avevano sempre fatto parte della mia vita, ma che a quel punto avevano 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni. E mano a mano che questo mio cerchio, diciamo, del prendere parola su questo tema si allargava, più mi rendevo conto che nonostante fosse molto complicato che qualcuna avesse il coraggio di nominare la vergogna, in realtà la vergogna serpeggiava molto, il silenzio serpeggiava molto, intorno a tutto questo ci sono dei tabù molto, molto violenti e molto forti. E così è nata l'idea di questo libro, che Tiziana Triana, che è la direttrice editoriale di Fandango, ha abbracciato immediatamente con mia grande sorpresa inizialmente, proprio perché è un tema di cui nessuno vuole parlare, o quantomeno molto poche, insieme a lei ho cominciato a costruire questa rete di 10 donne che poi mi hanno accompagnato nella composizione di In fondo al desiderio, che appunto comincia con la mia storia, ma essendo questo un tema così complesso, ho capito fin dall'inizio che l'unica maniera per poterlo affrontare era quello di costruire un calidoscopio di esperienze che ovviamente non sono rappresentative sul piano statistico in nessun modo, perché sono 10 storie, ma sono 10 storie di 10 donne molto diverse fra loro, che hanno preso decisioni molto diverse le une rispetto alle altre, e che tracciano uno dei primi grandi temi che secondo me attraversa la procreazione medicalmente assistita, che è quella del senso del limite. E queste storie raccontano proprio come il senso del limite è dentro ciascuna di noi. Il senso del limite non può essere imposto dall'esterno, e ciò che per me è troppo, per Silvia può essere perfettamente sostenibile o troppo poco. E quindi comincia già a raccontare un pezzo della storia della procreazione assistita. Ah, sì, tra l'altro non vi ho detto, ma una delle intervistate rinuncia e adotta, e poi c'è una storia di due donne, non mi ricordo se sono sposate o fanno l'unione civile, le due, sì. Sono le prime. Sì, già, stata una, esatto, delle prime. Esatto. Sono, tra l'altro, Marilena Grassadonia, che è stata una delle presidenti di famiglia Arcobaleno. E loro hanno una storia molto interessante anche, sì, tu, quando tu dici storie diverse,
Una è la ministra Paola De Micheli. Sì, Paola De Micheli, che è sconcertante. La sua intervista è fantastica, perché lei con questo bambino che ha voluto a tutti i costi, con lei che lo porta al ministero, che lo piazza in tutte le riunioni, in tutti gli uffici, e devo dire che mi è diventata simpaticissima. Non che mi fosse antipatica, non mi aveva fatto niente, però questa sua, lei mi sembra la più coraggiosa, la più risolta in qualche modo. Non abbiamo detto che poi tu hai fatto un bambino, sì, Adriano, che esiste e che non dorme da 2 anni e mezzo, infatti Maddalena è distrutta, però se si addormenta la sveglio, e gliel'ho già detto, e sì, la sono andata a prendere al treno e la prima cosa che mi ha detto è: stasera poi alle 8:30 torniamo a casa e andiamo a letto. Detto, i miei sogni di Baldoria. Mio marito ti ha fatto un branzino, me lo puoi portare a letto? Ho detto va bene, ti porto come da bambina il branzino a letto. Per dire che insomma le storie di maternità sono toste. Come si dice, assistita o non assistita, possono essere molto toste. Però il desiderio è una molla pazzesca. Tu hai parlato desiderio e limite, è verissimo, sì, no? Noi misuriamo continuamente il nostro senso del limite, è una cosa che ci rende impotenti, che è un sentimento che noi umani non tolleriamo, e però esiste, esiste doppiamente, non a caso, adesso perché voglio darti la parola, sì, quando ti viene detto non solo sei difettoso, non mi veniva la parola, tu proprio difettoso, io come tutte, mamma, ce sei proprio difettoso. Non sono proprio archetipicamente difettoso, esatto. Immagino quanto ti venga rimproverata la mancanza del limite, come viene rimproverata, peraltro per forza che si vergognano, perché la prima cosa che chiunque dice a una donna di 40 anni che vuole fare un figlio è: potevi pensarci prima, non c'è bisogno di avere un figlio a tutti i costi, perché non adotti? Classico. Cioè classico, cioè che proprio che uno potrebbe portarsi un dischetto, il bussolotto, sai, metto la risposta e la tiro, esatto, fuori e dire perché vuoi fare tu, digli. Sì, ecco, quindi allora basta, allora Simone. Sì, beh, grazie a tutti e a tutte Castagne di avermi invitato. Mi sono seduto qua con una certa ambivalenza dentro. Da una parte sono felicissimo perché per me l'attivismo, io non sono mai stata una persona, diciamo, LGBT nascosta, no? Perciò i miei genitori lo sapevano, i miei amici l'hanno sempre saputo, però non ho mai sentito il bisogno di fare attivismo, anzi, ero un po' uno di quelli, il gay pride è un po' una carnevalata, non andiamo al pride, che non fa bene, non fa fino, che parlava di calcio quando c'era uno un po' più gay di lui sulla carrozza del treno, e poi invece la voglia di attivismo per me è nata insieme al senso della genitorialità. Ed è vero che questa parola è una parola significativa, no? Perché la utilizziamo ma ancora dentro non ci siamo. E mi viene molto in mente Michel Foucault, no? Quando diceva che noi a volte viviamo in delle narrazioni, no? In dei paradigmi di veridizione, dice lui, che sono già morti, no? Per cui è come se stessimo guardando una stella luminosissima, ma la stella è morta, però la sua luce per noi è efficacissima, no? Ha un impatto immediato, no? Sulla nostra sensibilità, sulla nostra vita. E credo che la genitorialità sia una stella che ancora non vediamo, mentre vediamo ancora le stelle della maternità e della paternità, con delle zone molto grigie di ambiguità, in cui il costrutto materno diventa un costrutto estremamente opprimente, in primis per le donne, e in più rischia poi di rinforzare un po' una narrazione, una tradizione poi molto patriarcale. Vi dicevo che ero, come dire, in uno stato di ambivalenza, perché da uomo parlare di maternità è tosta, nel senso, certo, il mansplaining è dietro l'angolo, è un attimo. Ed è anche vero, io una cosa che amo molto del femminismo degli ultimi 20 anni è questo posizionamento teorico dentro l'embodiment, no? Cioè dentro al fatto che si parla partendo dal proprio corpo e partendo dalla propria esperienza. E quello che il movimento LGBT sta cercando un po' di fare negli ultimi anni è proprio non parlare per, ma creare le condizioni di spazio perché le persone possano parlare. Perciò
è molto faticoso, no? Per un uomo capire che cos'è l'esperienza della maternità, capire la costruzione della maternità, perciò io lì non posso entrare, no? Quando pensavo a cosa avrei potuto portarvi, la riflessione l'ho fatta su che oggetto è la maternità, no? Dove ci fa bene e dove ci fa male. Certo. E soprattutto che tipo di relazione anche abbiamo costruito dentro la struttura della maternità, no? Per cui è per forza difettosa la rappresentazione della madre quando tanta parte anche della nostra, non so, psicanalisi si è incentrata unicamente sulla diade madre-bambino, no? Sì. Con questa enfasi sia nella ricerca ma anche nel discorso comune, come se il padre fosse uno che è passato di lì, no? Sì, e delle volte succede così, e delle volte il padre è uno che passa di lì, ma non sempre è così, no? Ed è un elemento indispensabile, no? Di quella costruzione. E l'abbiamo sempre rapportata, la viviamo rapportata come una dimensione prettamente individuale, no? Cioè il desiderio è un qualcosa di molto bello, è quello che muove, no? A me, persone LGBT, me le sono sentite dire tutte, no? In più entriamo nell'autobiografia, quando ho detto a mio padre questa cosa, io ero sicuro che lui ne sarebbe stato entusiasta. Mi dice, cazzo, patriarcato, faccio il figlio, magari maschio, sarei contento, no? E invece lui, come dire, è rimasto sconvolto, cioè mi ha rivosciato addosso un'aggressività impensabile, perché, come dire, io potevo essere considerato, come dire, omosessuale, sempre un po' bambino, no? Perché sì, non c'è mai l'età della riproduzione, no? Quando tu rompi questo paradigma in modo forte, con tutta una serie di, come dire, anche tecniche e percorsi per niente facili per nessuno, diventa assolutamente inaccettabile, no? Per cui il desiderio è una dimensione fondante, ma se ci fermiamo, secondo me, al desiderio, ci rimaniamo ancora un po' dentro questo paradigma, no? Invece se alziamo via via lo sguardo su tutte le componenti che costituiscono il processo della genitorialità, dentro alle quali mettiamo maternità e paternità, secondo me abbiamo un po' un'idea un po' più chiara che questa non è, come dire, una proprietà nostra, ma è una proprietà collettiva, e per cui non si dà maternità se non si dà politica, se non si dà attenzione al servizio sociale, se non si dà attenzione alla simbolizzazione che ne facciamo, che poi diventa, soprattutto per le donne, tagliente come una spada, no? Per cui questo senso di fallimento, no? Leggevo una bellissima descrizione in un testo che raccontava delle esperienze. La PMA è una tecnica che ha un'ampia, come dire, cornice di fallimento, no? Più o meno un 30-35%, adesso dei dati più o meno che ho visto io. Alcuni percorsi sono estenuanti, durano molti anni, hanno un grosso dispendio economico e ci sono poi delle depressioni, come dire, estremamente significative. È una sorta di, diceva una donna, una sterilità che conquista l'anima. Per cui non è solo più una sterilità biologica, è una sterilità che simbolicamente si estende alle relazioni, perciò con comportamenti di ritiro, con isolamento, con l'idea che nessuno in realtà possa capire veramente che cosa prova una coppia non fertile, no? E è quello che diceva prima Maddalena, no? Cioè alla fine persone anche molto vicine non se lo raccontano, no? Perché è molto difficile. Io in questo devo dire, l'ho un po' anche vissuto sulla mia pelle, in questo, come dire, ho sentito l'archetipo del materno che lavorava su di me pur essendo un uomo, no? E quando a un certo punto, insomma, con il mio ex compagno non siamo riusciti, dopo tanto tanto tempo, 4-5 anni in cui ne discutevamo, a prendere questa decisione, e io, diciamo, da questa dimensione di attivismo per me molto vitale mi sono lentamente ripiegato, no? Per cui non volevo più andare a famiglia arcobaleno perché tutti avevano i bambini e tu no, perché ti dicevano, ah, ma che punto sei, e tu ma ci stiamo pensando, no? E però una dimensione, come dire, una sofferenza che non riguarda poi solo il soggetto, ma si estende a tutte, come dire, solo quella relazione lì, quel problema lì, ma si estende a tutto. Ed è vero per i maschi e per le femmine. Vivono, come dire, l'infertilità in modo diverso, no? L'uomo, ad esempio, proprio perché nuotiamo nel patriarcato, vive l'infertilità come l'impotenza. Cioè la potenza sessuale, e perciò c'è molto spesso in coppie che hanno, come dire, una vita sessuale estremamente soddisfacente inizialmente in percorsi di procreazione medicalmente assistita, si trovano poi ad avere una vita sessuale in realtà molto poco soddisfacente, perché gli uomini non si sentono più potenti, non si sentono più generativi.
E questo è uno degli aspetti. Spostando il focus poi invece sulle dinamiche sociali, ci sono tanti studi belli, anche già vecchi, mi viene in mente Cox e Paxley del 1997, che fanno tutta una disamina su come il supporto sociale percepito o reale ricevuto da una coppia influenzi non solo la possibilità di concepimento, ma la qualità della relazione sessuale, della relazione di coppia, perciò non solo della relazione genitoriale. Allora, in tutto questo, no, mi viene da pensare che il lavoro da fare oggi forse su questo, perché una certa idea di maternità ci faccia meno male, è riportarlo a noi, questo concetto, ma vedendolo come una proprietà condivisa, no? Cioè la maternità e la paternità sono proprietà condivise. Se, come dire, la qualità del supporto che noi riceviamo influenza sulla nostra possibilità di allevare bene un figlio, questo, proprio la potenzialità biologica, no? È molto significativo, estremamente significativo. Mi viene da pensare che la funzione genitoriale, in realtà, oggi siamo tutti abbastanza d'accordo nel ritenerla non la capacità di generare o di avere un figlio, ma è una competenza che noi sviluppiamo non già per essere genitori, ma per essere stati figli, per cui è la capacità di introiettare un modello di relazioni con alcune figure significative che poi per fortuna non sono solo i genitori, no? Poi ci sono gli amori, poi ci sono le amicizie, e tutto questo contribuisce un po' ad arricchire questo stile che noi adottiamo. Ma vedendola in questo modo, un po' rispondiamo anche a Simone de Beauvoir, no? Che diceva, insomma, una se vuole essere genitore non può, no? Deve scrivere dei libri, sono intellettuale. Anche una che scrive dei bellissimi libri è un genitore, no? Poi questo non toglie di mezzo, come dire, la questione che forse è vero, è un po' poco guardata oggi dai femminismi, no? La questione della generatività. Mentre è stata molto importante negli anni 60 e 70, mi viene in mente, non so, la Benjamin, la Ciodoro, no? Per cui questa maternità, questa forte identificazione col femminile, questa componente di naturalità, che in allora era estremamente utile, secondo me, per togliere la donna da questa essenza negativa, no? Rispetto all'uomo, essere meno dell'uomo e dunque affermare questa specificità, secondo me ha rischiato questa potenza un po' di cristallizzarsi in un'immagine, appunto in un archetipo, no? Che una volta evocato questa immagine di potenza, quando tu potente non lo sei, e in un percorso fisiologico di maternità, di gestazione, molto spesso non siamo potenti, questo ci schiaccia. E secondo me il caso, la cosa estremamente interessante è anche come questo aspetto sociale, simbolico, ricade poi sulla vita delle persone, no? Per cui mi colpisce molto tutta la letteratura che si occupa non tanto del postpartum quanto proprio della gravidanza, no? Prima c'era un po' questa idea che il postpartum è vero, no? 0-9 mesi, in genere sappiamo che sia la relazione genitoriale che quella di coppia va in conto a un periodo di crisi. Ma la rappresentazione sociale è tutto il contrario, cioè per l'occidentale vuol dire, come diceva giustamente prima Maddalena, avere una relazione più o meno stabile da un po' di tempo, molto spesso, avere una buona situazione economica, un po' di emancipazione economica, a volte aver comprato una casa o meno, essersi sposati o meno, no? Per cui il figlio è vissuto come l'arrivo di un percorso di autoaffermazione e di potenza, no? Il limite spostato ancora un po' più avanti, e tutti ti restituiscono questa potenza, per cui che bello, appena chissà come state bene tu e Giovanni, e tu stai malissimo e Giovanni sta malissimo, ed è molto difficile poter dire questo, perché tradisci immediatamente quell'archetipo, no? Perciò ti senti pure in colpa. E allora tutti questi vissuti non trovano spazio, ma non trovano spazio soprattutto quelli durante la gravidanza, perché oltre alle modifiche fisiologiche, oltre ai grandi cambiamenti proprio del corpo, c'è, come dire, il rivedere le proprie figure genitoriali, c'è il decostruire e ricostruire di nuovo dei nodi molto profondi che molto spesso sono dolorosi, irrisolti, per cui ci vorrebbe, come dire, in realtà una grande libertà di poter dire e condividere quello che non va. E io credo che ci sia ancora oggi, nell'idea di maternità che abbiamo, invece, questa onnipotenza, questa mancanza di senso del limite, questa esaltazione di una generatività naturale onnipotente,
che poi fa un po' cortocircuito in alcuni pensieri femministi, no? Con i pensieri dell'estrema destra, no? Per cui troviamo a volte, con stupore almeno da parte mia, su alcune posizioni, parte minoritaria magari, però di alcuni femminismi, e l'estrema destra, no? E allora questo fa capire che lì c'è l'opera, come dire, un archetipo che sta possedendo, no, con questa idea della maternità, alcuni aspetti delle nostre vite. Ecco, questo è l'unico aspetto che io mi sento un po' di toccare, cioè uno degli aspetti che mi sento un po' di toccare, e credo che lavorandoci molto, potremmo, cioè rendendoci conto di quanto abbia a che fare con la rete, abbia a che fare con la condivisione, abbia a che fare con la possibilità di raccontarsi, potremmo togliere tanto dell'effetto negativo di questo senso di onnipotenza che poi scopriamo infrangersi appunto sul limite molto spesso della tecnica. Sì. Posso dire una cosa? Subito. Certo, no, perché trovo, io mi trovo completamente d'accordo e anche molto rapita da questa riflessione, perché io credo che da un lato la difficoltà di prendere parola sulla procreazione medicalmente assistita si configuri esattamente in questi termini, su che cosa vuol dire intanto potenza e che cosa intendiamo, no, tutti e tutte noi come potenza, e che cosa appunto abbiamo, si è configurato come tale nel corso dei secoli, e quindi la luce di una stella che ormai si è spenta ma che continuiamo a guardare nel cielo e continua a rappresentare per noi in qualche modo quantomeno una luce se non una guida. E intorno a questo si articolano secondo me tantissime riflessioni. Io sono convinta che sia una visione completamente quella che raccontava Simone, imperante e lontana dalla realtà. Devo dire, e così mi riallaccio anche alle cose che diceva Silvia inizialmente, io credo che su questo il femminismo invece abbia cominciato molto a prendere parola, no? Sulla parte scura della maternità, su quanto la maternità non sia affatto il mulino bianco, ma che invece sia da, appunto, dalla gravidanza, al cambiamento del corpo, alla nascita, all'assenza del sonno, e chi più ne ha più ne metta, una prova ad ostacoli che è fatta di momenti di grande gioia, se è arrivata sulla convinzione, ma anche di grandissima fatica, che anche di grandissime contraddizioni interiori. Io poi, tra l'altro, penso che la difficoltà che abbiamo di utilizzare la parola genitorialità, che ci impone sempre, diciamo, di fare questa distinzione per cui si parla tendenzialmente sempre solo di maternità, o quantomeno si è fatto tanto, si comincia un po' a parlare di paternità appunto come se queste due cose fossero, no, due isole che non comunicano, da un lato, e diciamo, tutte le derive dell'utilizzo di mammo e quant'altro aberranti, sono tutte figlie, no, di uno schema patriarcale a cui siamo sempre stati sottoposti, e cioè che i figli sono una questione che riguarda le madri, i padri sono sempre i padri degli anni 50 che passano lì per caso, e che se non passano lì per caso stanno facendo i mammi. Come se poi anche la nostra narrazione sulla paternità e sulla diade a cui si riferiva Simone, che per esempio è una cosa dalla quale io mi sono sempre ribellata, fin proprio dalla nascita di mio figlio, continuino in qualche modo a nutrire questa visione così, così stereotipata ancora, no? Come se appunto i padri non potessero mai avere un ruolo a pieno titolo non tanto nell'educazione, nel gioco, ma nella cura, no? Che è sempre solo e unicamente un appannaggio delle donne. E niente, mi fermo qui, se no vado avanti. Sì, no, sì, mi colpisce molto, perché in realtà è vero che è stata una grande scoperta per noi il materno come potere sociale. Insomma, Simone de Beauvoir
che, come dice Kristeva, ci ha dato le parole per dirci donna, no? Nell'introduzione al secondo sesso, Julia Kristeva dice: questo libro è quello che ha permesso alle donne di dirsi, di esistere, quindi come madre. Lei ti piglia da tutte le parti, no? La donna narcisista, la donna madre, la prostituta. Cioè, quindi, come dire, certamente Simone per la mia generazione è stata una cosa enorme, perché il materno era un luogo ancora più svalutato di oggi. Cioè sì, certo, che bello, che bravo, le donne fanno i figli, però potere sociale zero, eri la mamma confinata. Insomma, se pensiamo che alle donne ateniesi venivano tolti i figli maschi già a 12 anni perché non degne di educare i maschi, capiamo tutto. Poi Atene lì non è che sia, no, voglio dire, sono 2000 anni, voglio dire, questa famosa democrazia, questo patto tra maschi dove le donne non esistono, sono chiuse in casa e gli viene tolto. Ma se pensi anche a Piaget, ma il sì, bambino maschio. Sì, certo, Piaget, il bambino maschio, quindi voglio dire, no, per non parlare di Rousseau che dice le femmine devono studiare ma solo per essere interessanti e intrattenere i maschi quando si annoiano, perché non devono essere solo buone riproduttrici, un clavicembalo, devono essere anche un po' intelligenti perché allevano meglio i figli. E siamo all'Ottocento, cioè l'altro ieri. Quindi, sai, capisci, è molto difficile. Io non sono assolutamente personalmente d'accordo con le femministe, poi qui spero che qualcuna dica la sua, che stigmatizzano, figuriamoci, il desiderio di avere figli né nelle donne infertili né nelle coppie di uomini, assolutamente. Ho sempre detto che sono quantomeno bambini desideratissimi e che se mi devo occupare dell'infanzia vado a Lesbo, nell'isola dove ci sono i bambini dei poveri profughi che crescono nel freddo e nel fango, e che, cioè, se devo pensare a un bambino di cui io vorrei occuparmi, ecco, è la ragazza africana, ivoriana, a cui sto insegnando a nuotare, perché penso che la mamma lavora, il papà non esiste, forse ha più senso, ecco. Quindi io, tra l'altro, sono una donna che non ha potuto fare figli, quindi siamo tutti difettosi a sto tavolo, la schifezza, ragazzi, ce ne fosse uno normale. No, mi sono resa conto che qui è tutta una difettosità. E quindi, però voglio dire, insomma, è stata una grande scoperta questa del materno, no? Tant'è che io mi ricordo che quando mi sono ammalata e mi hanno operato non pensavo forse muoio, ho pensato ossessivamente per mesi: nessun uomo farà più l'amore con me, pensando che gli può nascere un Simoncino, un Albertino, un Alfredino, un Giuseppino, e mi veniva sempre in mente maschi, non a caso, non a caso. E tant'è che il mio psicoterapeuta mi disse: bene, questo problema l'abbiamo affrontato, parliamo della possibilità che lei muoia. Io avevo avuto una malattia molto grave che mi aveva reso sterile. E mi riportò sulla terra, io ero immersa in questo archetipo di io ho perso il mio potere sociale. Ma lo pensavo, ero femminista, avevo 31 anni, lo pensavo proprio esattamente in questi termini. Io ho perso il mio potere, in qualche modo, riproduttivo, questa forza. Questa forza me l'aveva detta Simone de Beauvoir e le mie compagne femministe, che era un valore, che era finalmente una cosa su cui noi dovevamo farci riconoscere, no? E su cui avevano già lavorato le donne comuniste e socialiste quando avevano chiesto le leggi a tutela della maternità. Quindi non è che noi eravamo arrivate dal nulla, non si arriva mai dal nulla, ovviamente. Altre donne avevano, no? Ovviamente lavorato per noi prima. Però, certo, appunto, scontrarmi col limite, mai più. Beh, certo, sono esperienze pazzesche per noi umani. Quello che ti voglio dire è che è molto difficile, credo, tuttora, per una donna, così come per te è difficile capire la maternità, mentre parlavi pensavo: tu non sai come mi è difficile capire che tu vuoi fare un bambino. No, ma te lo dico col cuore, poi spero di conoscerlo, tuo figlio, e te lo spazzo anche, però
è veramente l'impensabile, no? Ci vorrebbe un'altra Simone de Beauvoir che ci dicesse le parole per raccontarcelo questo, perché leggendo anche il tuo libro pensavo appunto quante cose sul materno vengono fuori, certo, qui e sul paterno e sul genitoriale, è come se fossimo ancora in questo campo a uno stadio zero, da 1 a 10, 3. Ecco. Ma è proprio vero, e anche rispetto, io posso parlare un po' della mia esperienza e di questo percorso con la gestazione per altri, no? Che è spesso raccontato ed è in alcune situazioni un atto di prevaricazione, no? Per cui quando c'è una disparità economica soverchiante, quando il fratello ti dice tu vai a fare questa cosa perché abbiamo bisogno di soldi in casa, chiaramente, no? È una pura e semplice violenza. Però nei contesti, ho esperienza del Canada, è pazzesco constatare il proprio senso di impotenza, no? Per cui questa narrazione poi dell'uomo bianco con dei denari che usa il corpo di una donna si scontra col fatto che a un certo punto tu sai che in Canada è un servizio statale con un sistema di rimborsi, per cui c'è una lista nazionale di persone che decidono di fare questa cosa, tu vieni immesso in una lista con delle tue caratteristiche, con la tua faccina, esposto a chiunque possa guardare il tuo profilo, e ti presenti e stai lì in ansia ad aspettare un anno e mezzo, quello che ci può volere, perché una dica, forse questo mi va bene, tu ti incontri, giustamente lei può dire o può anche non dire assolutamente la motivazione per cui tu non le vai bene e tu aspetti, ok? In quel momento lì tutto il tuo denaro, tutto il tuo senso di potere, eccetera, è zero, cioè è un'esperienza di una frustrazione estrema, che per alcuni può non arrivare mai anche a buon fine, per cui è veramente, chi è che diceva, i figli sono una freccia scoccata senza un obiettivo, no? È proprio così. E rispetto a questo materno, tu lo senti lì l'archetipo del materno, tu senti che non hai nessun potere e nessun controllo, perché mentre c'è una gravidanza in un altro paese, tu sei in un altro paese e sei totalmente dipendente dalla relazione, no? E questo di nuovo è molto, secondo me, per me è stato molto arricchente, cioè il capire come a volte si esce dall'archetipo, si esce dal senso dell'onnipotenza, costruendo veramente la relazione nel qui e ora, no? In quel momento lì. E ti passa anche un po' quel senso di angoscia di essere rotto, no? Perché dici, vabbè, provo e cerco di fare questo percorso in condivisione con una serie di persone che credono in qualche modo in questo progetto. Ed è molto difficile, molto spaesante, ti fa fare un sacco di domande su te stesso, su che cosa sta succedendo, e però anche straordinariamente arricchente. Io devo dire, adesso ho conosciuto una ragazza che è la donatrice, cioè quella che ha dato, come dire, offerta per formare gli embrioni, e tipo ci sentiamo ogni 2 giorni, cioè mi manda le foto di sua nonna che fa 61 anni di matrimonio, per cui cioè, diventa veramente una relazione molto strana, che però è di fronte a una continua rinegoziazione, in cui questa idea proprio del potere sull'altro viene veramente ridotta. Per cui anche su questo io credo che ci serva un modo nuovo per dirle le cose, perché io sono grato a Rete di Donne, perché per me è stato possibile nel contenitore di Rete di Donne confrontarmi con delle persone che in modo molto femminista, secondo me, stavano sulla relazione, ci stavano costantemente, no? A costo di mandare giù pure ogni tanto delle cose un po' faticose, no? E dire non siamo d'accordo fino in fondo, abbiamo bisogno, certo, di ripensare questa cosa. Ma il libro di Maddalena, le narrazioni, tutto questo secondo me è estremamente più utile che 42 trattati sulla procreazione medicalmente assistita, perché ci dà proprio il confine materiale delle nostre esperienze, ci riracconta e ci dà gli strumenti poi per rendere gli altri partecipi, no? Una ricondivisione che poi diventa significato un po' per tutte e per tutti, per cui la ringrazio, sono molto contento di essere qua con lei oggi. Ma grazie a te. Fra l'altro mentre ti ascoltavo stavo anche pensando a
al fatto che io, quando ho deciso di scrivere questo libro, in realtà poi lo racconto un po' nella prefazione, ho scelto scientificamente di non parlare di gestazione per altri, e l'ho fatto non perché non avessi qualcosa da dire, nel senso che io ho una posizione molto chiara su questo tema, che credo che sia molto simile a quella di Simone e che in altri luoghi e in altri contesti ho espresso, ma da un lato perché mi era sembrato che il dibattito all'interno del femminismo che si è scatenato sulla gestazione per altri sia stato uno degli spettacoli più violenti e anche meno costruttivi sul piano appunto della relazione fra noi per costruire un senso comune sulle cose, che non volevo, diciamo, da un lato aprire ed esporre il fianco perché temevo che potesse in qualche modo diventare l'unica cosa di cui poi si sarebbe parlato. E che invece, appunto, fra la cosa che diceva Silvia inizialmente, cioè la grande battaglia del femminismo per le scelte, no? Quando lei dice, mi viene da ridere oggi a pensare che le donne oggi si può dire che possano scegliere di fare o non fare figli, e diciamo, a me non, diciamo, a me meno forse, perché invece stiamo proprio parlando di questo, stiamo proprio parlando del fatto che io oggi sono una donna di 40 anni che può scegliere, diciamo, forse non sono esattamente l'esempio giusto, però diciamo, a 30 anni mi sono potuta misurare con un mondo in cui se io avessi deciso di non far figli, questo sarebbe stato non solo possibile ma ammissibile sia sul piano culturale che sociale, e che avevo a mia disposizione tutti i mezzi per poter controllare il percorso e attuare le mie scelte. Fra il grande impegno che c'è stato da parte del femminismo, la grande rivoluzione, non impegno, che ha portato a tutto questo, e il dibattito sulla gestazione per altri, in cui secondo me abbiamo dato una prova, diciamo, quantomeno un po' meno brillante, in mezzo si è creato un grande vuoto di parola sulla procreazione assistita, che era la cosa che Silvia ricordava all'inizio, in cui ci sono parte delle intervistate all'interno di questo libro che sono proprio arrabbiate perché non si sono sentite accolte, perché hanno sentito che il femminismo, che per loro era la casa dove avevano scelto di stare, non aveva appunto le parole per dirlo, le parole soprattutto per rispondere a che cosa faccio di fronte al fatto che ho questo grande desiderio che improvvisamente scopro che non è realizzabile, no? Sono arrivata in un momento storico in cui mi è possibile scegliere, che meraviglioso e determinante, mi ritrovo alle prese con un dibattito appunto molto violento sulla gestazione per altri, in cui si chiamano in causa i corpi delle donne lontani, sfruttati, l'utero in affitto, e io che sono qui e che sono alle prese con tutto questo, le parole per me, per noi, quali sono? Fra queste storie io ci ho tenuto molto a che ci fossero però delle storie che avessero in qualche modo dei legami di riflessione su quelli che poi sono i temi che in qualche modo cominciano a intrecciare anche la gestazione per altri. E cioè, diciamo, il primo grande passo, che è la separazione tra la maternità intenzionale e il patrimonio genetico. Per cui in questo libro ci sono delle storie di donne che hanno scelto appunto di arrivare a quello che per loro era un'esperienza sostenibile, affrontabile e desiderabile, che è quella di avere dei figli che non avessero il loro patrimonio biologico. Non solo, ovviamente, perché questo va da sé, la storia di Marilena, che stando con una donna, diciamo, inevitabilmente ha dovuto ricorrere ad un donatore, ma invece ci sono anche delle storie di coppie rigorosamente eterosessuali, rigorosamente all'interno di tutti i nostri archetipi, e che dopo aver provato a fare quella che viene chiamata la gestazione, la procreazione, lapsus freudiani, la procreazione assistita omologa, quindi quella che include il patrimonio genetico delle coppie, poi hanno scelto
invece di fronte alla fatica, all'insuccesso, all'innalzamento delle probabilità, invece di fare questo passo ulteriore che appunto è quello di tentare un percorso di eterologa che prevede il coinvolgimento di una donatrice o di un donatore o di entrambi. E in questo libro infatti c'è proprio una storia che è quella dell'unica donna, diciamo, che non ha consentito a mettere il suo nome, ma solo l'iniziale, che è la storia di M, che fra l'altro è una dottoressa, cosa che io ho trovato particolarmente significativa, che per anni, 5 forse, ha provato a diversi tentativi di procreazione assistita, 5, 6, 7, 8, fino ad arrivare al punto che un po' nel frattempo gli anni erano passati, quindi una situazione già complessa era degenerata a quel punto, diciamo, sul piano della qualità biologica, un corpo ovviamente molto minato, una psiche anche, diciamo, molto provata, e che alla fine decide con suo marito di fare questa esperienza della doppia eterologa, che quindi prevede, diciamo, il contributo di un donatore di sperma e di una donatrice di ovociti. Storia che, diciamo, va a buon fine, nel senso che questa bimba è nata. Io quando ho intervistato questa donna, lei era ormai quasi alla fine della gravidanza, e poi l'ho conosciuta, insomma, la bimba, e che però è una storia che comincia anche a porre degli elementi di riflessione che poi non sono così lontani da quelli che in qualche modo intersecano la storia, diciamo, le storie di gestazione per altri, e che però forse, diciamo, ci aiutano anche, visto, diciamo, l'aggressività del dibattito, invece a cominciare forse a poterle affrontare in una chiave che, diciamo, è in questo momento storico forse più un po' più pacificante, sì, che però ci dà inevitabilmente degli elementi per guardare anche in là. Se avete qualcosa da dire mentre smontano la mostra di là, mi è venuto in mente che è andata Laura. Grazie Laura. Grazie. Mi è venuto in mente che c'è stato un tentativo letterario, forse non perfetto, ma molto interessante, che è L'isola delle madri di Maria Rosa Cutrufelli. Bellissimo. Che 2 anni fa, secondo me, è un libro strepitoso, è un romanzo, è pura fiction. Bellissimo. È una grande utopia, lei immagina una epidemia di sterilità della terra, non solo degli umani, di tutte le creature, sì, viventi, e immagina una clinica dove c'è una medica, mi è venuto in mente perché l'hai detto, hai parlato di una medica, e altre donne che in una relazione del tutto amicale, così come tentano di salvare l'ultima tartarughina sulla spiaggia, sì, fanno una procreazione assistita, nel senso che una di loro porta un bambino per un'altra, proprio perché è diventato impossibile mettere al mondo la vita. Ed è, secondo me, un tentativo molto bello, molto interessante. Appunto, Maria Rosa è una romanziera, si è quindi confrontata letterariamente con questo tema, e lì non c'è un discorso sugli uomini, mentre gli uomini nel libro di Maddalena ne escono molto bene, questi compagni, devo dire, sono molto presenti, lasciano libere queste donne, insomma ci sarebbe tanto da dire su questi vostri maschi, in questa, che sono tutti della generazione dei miei figli, diciamo, come lei. E, insomma, per me è stata una sorpresa molto positiva, questi uomini per niente assenti, presentissimi in questo percorso, genitoriali, paterni appunto, e impotenti spesso, ovviamente. Però ecco, non dimenticherei in questa ricerca delle parole per dirsi diversamente questa storia di Maria Rosa Cutrufelli, che vi consiglio caldamente di leggere, questo romanzo, L'isola delle madri, perché appunto lì sono tutte madri. E con questo, no, veramente il medico primario è un uomo, quello che si inventa tutta questa clinica per continuare a riprodurre la vita. E
vuol dire che c'è una ricerca in corso, anche se certamente oggi il problema demografico è opposto, perché tra poco saremo 10 miliardi, sarete, temo, 10 miliardi e insomma la terra, la nostra madre terra comincia, siamo anche tanto molesti noi. Sì. Però è vero che in tutto il mondo il tasso di fertilità è sceso, sì, persino in Nigeria, che era il paese in cui nascevano più bambini, in India, vabbè, lo sappiamo, in Cina, eccetera. Quindi insomma, è anche lì una riflessione che dovremmo imparare a fare, appunto gestendo anche l'onnipotenza e l'impotenza. Se avete qualcosa da dire... Parla pure liberamente, Rossana Cirillo, togliti la mascherina. Lei fa nascere i bambini. Alzati Rossina, perché non ti, scusami, non ti sentiamo. Sì, perché la nostra legge lo impedisce, la legge. Sì. Con più possibilità. Certo, sì, con più possibilità. Questo lei è femminissima.
tutto liscio. Hai ragione, è cambiato. Ecco. Tantissimo, sì. Sa contesto. Sì. Contesto. Certo. Certo. Tu ne hai fatti due. Con grande entusiasmo. No, questo che dici è molto vero, molto, molto nuovo. Riconoscersi questo desiderio fa sempre parte di un percorso che ha modificato la nostra relazione con la maternità. Se pensi che per secoli era un incubo l'idea di rimanere incinta da sola, la povera famosa madre nubile, sì. No? Era l'incubo delle donne, semmai. Quando mai poi hanno potuto dire il desiderio della maternità, no? Quindi è giusta questa cosa. Anche perché in un contesto da sola, certo. Certo, non è facile. Ma certo. Tra l'altro è pazzesco, secondo me, il fatto che noi non vediamo, grazie a lei, che in realtà questa roba noi ce l'abbiamo sempre avuta sotto gli occhi, ma è come se la tecnica ci concepisse di pensarlo, no? Perché, cavolo, le famiglie adottive, cioè la filiazione, no? Cioè dalla Roma antica, non lo so, però è come se il paradigma patriarcale ci possiede così tanto che c'è il cono d'ombra, per cui questo che è da sempre così, noi non lo possiamo pensare per noi stessi. Beh, se no? Pensi che le prime forme di racconto sulla gestazione per arte le troviamo nella Bibbia... Certo. Per certo, cui certo. Da un certo punto, no, la tecnica non è mai neutra, no? Cioè non ci lascia mai come ci ha trovato, e però forse di fronte alla paura legittima di tutto quello che può succedere, no? Degli scenari, è vedere anche il potere liberatorio di alcune certo. cose rispetto alle relazioni. Sì. Io quando ho fatto gli embrioni, mi hanno chiesto, in Canada, mi hanno chiesto se ero disposto, d'accordo con la donatrice, perché è quella che deve avere l'ultima parola, se volevo metterla a disposizione, perché in Canada ci sono tante coppie che richiedono l'embrio donazione, no? Per certo. cui, come dire, questa non cosa così libera delle possibilità certo. ancora poi per altri, che magari tu chiaramente non sì. conoscerai mai. Sì. Pensate che catena. Cioè, Eva Cantarella parla di Catone Giovane, uno dei figli di Catone, che ha questo amico Ortensio disperato perché non riesce a procreare, e allora lui gli presta sua moglie, quello che non è chiaro se lei era d'accordo. Certo. Comunque, perché lì il punto è, gliel'hanno chiesto, magari a lei questo gli faceva schifo, oppure no, si è fatta un giro, lo spero per lei, con un altro, però... In campagna si facevano i figli, eh? Sì, certo. Però nasce questo bambino, finalmente, evidentemente la povera moglie di Ortensio era lei, quella sterile, ma certo. gli antichi romani non erano in grado di accertarlo, e lui, i due amici, sono tutti contenti, lui ha fatto un piacere. Però questo era solo per dire, merito di Eva Cantarella aver ritrovato questa storia che è sempre esistito, anche brutalmente, e anche certo. lì lo sapremo mai, appunto, se lei è stata un utero in affitto, quanto era interessata, è stata preda di un'amicizia maschile? Può darsi, di una violenza, può darsi. Io volevo aggiungere solo due riflessioni a questo intervento, che entrambe abbastanza scomode. Il primo è che io mi ritrovo completamente in linea con tutto, però poi mi dico anche che forse, e questo è un tema molto complicato e molto delicato, noi una riflessione sui limiti biologici non possiamo abbandonarla. Nel senso, io per esempio ha colpito tantissimo la mia immaginazione la campagna che probabilmente molte ricorderete, che fece il Ministero della Salute quando c'era la Ministra Lorenzin, in cui c'è stata questa campagna mostruosa in cui sostanzialmente i temi erano: stai per scadere come uno yogurt, sbrigati e buttati a fare i figli, con clessidre, ticchettio dell'orologio, e... che è stata una campagna orrenda, violenta e costruita male, e che, diciamo, ha destato anche un certo livello di indignazione, giustamente. Però ecco,
è un tema molto molto delicato questo, che però secondo me le femministe devono provare a portare avanti con un livello di autonomia e di consapevolezza che è quella che contraddistingue il movimento, e cioè che c'è l'autodeterminazione, c'è la libertà, ci sono le possibilità della procreazione assistita, sappiamo tutto questo, poi però dobbiamo anche ricordarci, e lo dico a me per prima, che esiste un momento oltre al quale il corpo non segue più i desideri. E questo lo dico perché, per esempio, pur sapendo io tutto questo, per me è stato molto sorprendente, nel senso che ero convinta che fare un figlio a 40 anni non fosse poi così, così problematico, no? E invece poi quando cominci, diciamo, anche pur non avendo una formazione scientifica, a prendere consapevolezza della situazione, scopri che non è affatto così. L'altra cosa è che prima venivano nominati costi, che per me sono uno dei miei grandi pallini, e cioè che la gestazione per altri, come anche la procreazione medicalmente assistita su livelli diversi, sono una questione di classe. Sì. Allora, in un paese, no, che tra l'altro, diciamo, chiede l'oro alla patria e quindi, diciamo, addita le donne perché i tassi di natalità sono in picchiata, perché dovremmo fare più figli, salvo poi non assumersi mai la responsabilità di quali sono, no? Gli strumenti che possano renderla percorribile per quelle che la desiderano. Poi c'è anche questo tema, e il tema si intreccia in maniera molto molto forte con il denaro, nel senso che la procreazione assistita nelle strutture convenzionate del sistema sanitario nazionale ha una capienza che è irrisoria, le liste di attesa prendono un anno e mezzo, due. Se c'è un nemico della procreazione assistita è il tempo, perché è il tuo nemico, se c'è una cosa che non puoi perdere, quello è il tempo, e allora ti butti nelle braccia delle cliniche private. E le cliniche private hanno dei prezzi esorbitanti, quindi una volta scremato appunto il desiderio, una volta scremata la possibilità o l'impossibilità di realizzarlo, una volta arrivati alla consapevolezza se si desidera o no affrontare un percorso di procreazione medicalmente assistita, poi a quel punto, diciamo, tiri fuori il portafoglio. E questo ovviamente fa la differenza, perché poter appoggiare o non appoggiare 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 euro alla cassa di una clinica privata, che ovviamente, diciamo, se non vede il contante non muove un dito, e anche tutte le riflessioni che poi questo ci portano su come poi questo sia un business enorme, con un giro di quattrini esorbitante, questo è un altro tema di riflessione che si allaccia in maniera molto stretta a tutti questi temi. Che ore sono? Vedo, perché i genovesi mangiano presto, tu sei di Roma, ma qua 7.45, tutti con le gambe sotto il tavolo. A qualcuno gli scappa di dire qualcosa? Un po' più voce, Roberto. Certo. Lei è una mamma adottiva. Ti capisco, sì. Molto. Perché c'è il famoso bambino adottato, la bambina adottata. Ma sai da quando, ma lo sapete tutti, da quando sono migliorate le tecniche di procreazione assistita sono diminuite moltissimo le adozioni, che a loro volta ci vogliono un sacco di soldi spesso, sono difficilissimo, io lo so perché ci sono passate, non mi hanno mai dato un minore. Se sei lesbica non se ne parla, ma sono molto diminuite, e tutti gli studi dicono che comunque a noi ci rassicura l'idea che invece ci metti tu lo tuo spermatozoo, il tuo ovulo, perché questa cosa è molto interessante, mentre nell'adottato, no?
certo, no, no, è interessantissimo. Assolutamente. È un altro tema gigantesco, perché sì, l'adozione ti porta su una strada completa. Anch'io sono una adottante e di un'adulta, figurati, sono una che ha preso un affido di un adolescente e un'adozione di un'adulta, per cui pensa te, il mio materno straripante, e altro che limite qua. Però è un tema enorme, perché veramente sono diminuite in una maniera pazzesca le adozioni in 20 anni. Sì. E questo è, mi dispiace moltissimo, perché mi rende negativa l'idea che tutti vogliano il loro spermatozoo, il loro ovulo, no? Perché c'ho questo riflesso di dire, ma possibile, porco cane? Sono storie molto difficili, più che le altro adozioni, più che altro e lo la sappiamo. Gestazione. Sì, tieni conto patrimonio. Però che tutti dicono perché non adotti solo alle donne sterili e sì, ai maschi omosessuali. Certo. Se nessuno ha mai fatto una vera campagna, le adozioni che riescono meglio, tutti gli studi di tutto il mondo lo dicono, su questo so tutto, io e te, se non famo il dibattito, se vediamo e ci confrontiamo, perché è la mia fissa da 20 anni, tutti gli studi del mondo dicono che i bambini adottati più felici sono quelli nelle famiglie in cui c'è un figlio fatto, biologico, e un figlio adottato. Perché ci crede veramente che tu l'hai scelto pur potendolo fare? Perché il dramma degli adottati è di dire io sono la soluzione B perché tu eri sterile. Nessuno mai ha fatto una vera campagna di dire adottare dei bambini è un valore, se non per finta così ogni tanto, sì, esatto, con Teleton. È questo il punto, certo, 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 esatto, l'accoglienza, l'incontro con l'altro è fondamentale, non è una necessità, certo, non è per forza una... Però guarda se c'è mai nelle politiche, ti dicono scade il tuo tempo. Zero. Guarda se mai c'è stata una riflessione collettiva di dire fatevi un bambino, beati voi che potete, e prendetene uno di questi disgraziati che non vuole nessuno. E che... Molto, moltissimo, molto interessante, fa parte anche questo di tutto il discorso patriarcale sul materno, il paterno, la tua genetica, i miei geni, il mio figlio, metto lì, certo. Così. Poi ti rassicura stupidamente, perché anche tuo figlio ti può venire completamente quello che tu non volevi che fosse, certo, figurati. Però ti sembra che se c'ha lo spermatozoo del tuo compagno, il tuo ovulo, e tu lo controlli perché lo conosci, c'è qualcosa di lui. Perché siamo anche degli esseri primordiali, vero, poverini. La logica del sangue, è la logica del sangue, cioè, figura. Certo, certo. Cioè, figura. Peggio mi sento. Anche se è vero che, come diceva lei, le tecniche per la procreazione medicalmente assistita hanno anche invece aperto proprio all'idea di una genitorialità non genetica, sì, no? Sì, per cui questo è paradossalmente estremamente interessante, sì, perché lo stesso strumento porta poi invece a soluzioni diametralmente opposte dal punto di vista del contenuto e del significato. Sì. No, no, infatti è che dobbiamo davvero riragionare sul nostro mettere al mondo pochi figli, adottarne ancor meno, procrearne con le tecniche. Comunque in Italia nel 2018 i bambini nati e le bambine con tecniche di procreazione assistita, come c'è scritto qua in seconda di copertina, erano 14.000, sì, e 300. A livello mondiale, sì, 280.000 l'anno, una cosa, sì, del genere. Quindi, insomma, sì. Sì, noi sì. Sì, perché c'è un concetto di famiglia che è, sì, più in grado in questo senso. Noi abbiamo questa imposizione.
Sì, però sono diminuite anche le adozioni in Spagna, in Germania, che erano in Canada, che erano i grandi paesi adottanti. Anche. È vero. Sì. Sì. Grazie. Grazie Roberto. Abbiamo anche un cane adottato. Sì. I cani si adottano. La mia invece, che è molto fertile, in calore, sta facendo la matta, è stata lasciata a casa. Va bene. Grazie. Fuori c'è il libro di Maddalena per chi lo vuole comprare. Tra l'altro abbiamo... C'era una mano alzata? No. 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 Tra ho visto una mano che si alzava a un certo punto. C'è qualcuno che voleva parlare, scusate. Ci sono delle storie anche di adozione, ce n'è una in particolare. Sì, lei ha lavorato su questi... No, dico anche in relazione... È un altro semino da certo, sì, una sì. cosa... Sì, anche per come funziona l'adozione in questo paese poi. Sì, perché quello è un altro capitolo straziante. Sì. Certo. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Il marito di Bibi. Questa è una forma di adozione. Certo. Certo. O di famiglia. Di affiliazione. Certo. È la storia dell'arminuta. Certo. 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 A livello... Infatti proprio non era un fattore individuale. No. E no, il solito quello che tu hai detto. Sì, sì, quello che diceva Simona all'inizio. Non era solo un'esperienza individuale, la collettività. E non l'è ancora adesso, ce la raccontiamo che sia così, ma non è vero. Perso il telefonino, un momento di panico, va bene. E volevo dirvi che potete comprare i libri e che sostenete. Vieni qua, Caterina, a parlare dell'8 marzo. Mi sono dimenticata di te. Che abbiamo lavorato con la piccola libreria del Borgo, a Borgo Incrociati, che sono bravi, carini. Stanno facendo, tra l'altro, un gruppo di lettura su le persone in transito. È un libro, una lettera di un figlio e un padre su in transito. No, sono molto bravi. Se vi capita, è una libreria a cui dare una mano, perché sono veramente troppo, troppo carini. Vieni qua che sei alta. Ma... No, ma sto qua, intanto mi sentite. Buonasera a tutti. Sono Caterina, non è di meno, sono qua per ricordarvi che martedì siamo in piazza di nuovo, abbiamo un corteo che parte da Piazza Caricamento alle 18. Portiamo avanti diciamo, tutti i temi che voi avete insegnato a noi, tra i quali anche tutta la possibilità di poter fare dei figli senza dover essere sottoposto a carta sole il peso del
quelli...